Buongiorno a tutti e bentrovati. Questa lezione è dedicata alle caratteristiche e allo stile di vita in un comune del Basso Medioevo. Trattandosi di un argomento piuttosto ampio, lo suddividiamo in due parti e in questa prima parte ci soffermeremo soprattutto sulle contrade dei comuni del Basso Medioevo, sulle associazioni di mestiere e sulla nascita delle università. In un video successivo tratteremo invece di altri argomenti, quindi delle caratteristiche del borgo medievale, del tipo di abitazioni e anche delle taverne. Può essere utile fare una premessa su quella che è la cosiddetta età comunale. Quindi gli storici tendono ad utilizzare questa espressione per riferirsi a quei secoli, che vanno dall'undicesimo fino al quattordicesimo, distinguendo nella cosiddetta età comunale tre fasi. Quindi quella iniziale, la fase consolare, poi una fase centrale che viene detta podestarile e infine una fase popolare. Diciamo innanzitutto che questo periodo, quindi la fase comunale, ha origine all'incirca dal 1100, quindi dalla fine dell'undicesimo secolo, e prende origine nell'Italia centro-settentrionale, poi riguarderà anche il resto dell'Europa. Non si tratta solo di una rinascita economica, quella che era già stata innescata a partire all'incirca dall'anno 1000 da tutta una serie di innovazioni, ne abbiamo trattato già in una lezione a parte. Ma si tratta anche dell'organizzazione politica, ossia i cittadini più importanti, più in vista, iniziano a riunirsi in un'associazione e a effettuare sostanzialmente un giuramento collettivo. Questo importante passaggio fa sì che si arrivi a governare la città con una certa autonomia, quindi coniando le monete, imponendo delle multe, riscuotendo dazi, amministrando la giustizia. Quindi nel momento in cui viene formata questa associazione si assiste alla nascita del cosiddetto comune, quindi è una sorta di piccolo stato che si autogoverna in modo indipendente dall'imperatore. In questa prima fase vediamo l'emergere di molti comuni italiani importanti, pensiamo ad Asti, Novara, Milano, Genova, Brescia, Verona, Mantova, Firenze e così via. La storia del comune approda poi ad una prima vera e propria fase, quella consolare, che abbraccia sostanzialmente tutto il XII secolo. Arriviamo all'incirca al 1183 con la pace di Costanza, quando l'imperatore garantisce una maggiore autonomia alle città italiane. E durante questo periodo il termine consolare richiama il fatto che vengono eletti due magistrati, chiamati appunto consoli, che governano la città. L'assemblea elegge anche i giudici dei tribunali e un consiglio più ristretto che ha il compito di scrivere le proposte di legge che vengono poi votate dall'assemblea. Tutte le cariche in genere, hanno una durata limitata per evitare degli abusi di potere. Dalla fase consolare si arriva presto a quella podestarile, ossia quella in cui per dirimere le controversie che si hanno all'interno del comune viene chiamato un podestà. Quindi nel momento in cui si hanno degli scontri fra le famiglie più importanti nella città, cosa che non era assolutamente rara, per garantire la pace si pensa di ricorrere ad un professionista esterno della politica, quindi il podestà è una persona che ha un certo curriculum, diciamo così, è una persona nota per la sua abilità politica e assume il ruolo di magistrato col compito di governare il comune. Affinché sia imparziale, il podestà proviene appunto dall'esterno e per un periodo stabilito, in genere da 6 mesi a un anno, il governo della città. Alla fine viene giudicato oltretutto a sua volta da una rappresentanza di cittadini e riceve il suo stipendio solamente se viene giudicato efficiente ed efficace il suo lavoro. Ecco, questa è chiaramente una visione ideale, poi poteva capitare in realtà che un podestà avesse in realtà già delle conoscenze nella città o che permanesse per più tempo, quindi chiaramente da una situazione all'altra è poi necessario fare un distinguo. Comunque, tendenzialmente la regola di fondo era questa. La terza fase dell'età comunale è quella invece cosiddetta popolare, quindi è quella che abbraccia il XIII e XIV secolo e nella quale spicca maggiormente la dimensione democratica del comune, il termine popolare ce lo dice.
Avremo poi prevalentemente nel 400 la nascita delle signorie, ma si parla a questo punto già di un argomento differente. Ecco, tornando quindi alla vita nel comune medievale, quindi analizzando un pochino più da vicino quella che è la realtà dei comuni fra l'undicesimo e la fine, diciamo così, del XIV secolo, quindi all'incirca fra il 1050, 1100 e tutto il 1300, abbiamo delle caratteristiche comuni a molte di queste realtà. Allora, innanzitutto la società comunale era formata da persone chiaramente di diversa estrazione e sostanzialmente possiamo individuare questi gruppi sociali. I cosiddetti magnati, ossia i nobili proprietari di terre nelle campagne circostanti la città, il termine magnate, la radice, che è la stessa anche di magno, no? Di magnus, ci ricorda la grandezza, quindi l'importanza di queste figure, in questo caso parliamo di un'importanza non solo a livello di prestigio, ma anche importanza economica. Poi abbiamo il popolo grasso, costituito dai borghesi molto ricchi, quindi mercanti, banchieri, proprietari di manifatture o di grandi laboratori artigianali. Il cosiddetto popolo minuto, formato ancora da quella che poi sarà piccola borghesia, quindi commercianti, piccoli artigiani e così via. Poi abbiamo la fascia degli operai impiegati nelle manifatture, quindi lavoratori che vengono pagati talvolta anche a giornata, e tutta una fascia della popolazione, anche più povera, che vive ai margini delle città, quindi si tratta di servi, ma anche mendicanti, malati, quindi una folla di persone che vive nella più completa povertà e che viene tenuta assolutamente ai margini della città. Un discorso a parte merita il clero, che è presente nei comuni, quindi vi risiedono sacerdoti impegnati nelle varie chiese e religiosi dei conventi. E il clero costituisce una categoria a parte, nel senso che gode di particolari privilegi. Torneremo poi a parlarne anche quando ci soffermeremo sui clerici vagantes e poi da lì anche sulla goliardia, ma quello è poi un altro aspetto. Ecco, l'importanza delle contrade nel comune medievale. Il comune era diviso in diversi quartieri, quindi quello che oggi chiamiamo quartiere all'epoca aveva un ruolo molto importante nella vita dei cittadini e veniva chiamato contrada. Forniva all'esercito della città fanti e cavalieri, ma anche sentinelle che vigilavano sulle mura, guardie che facevano la ronda, quindi che perlustravano di notte le strade per garantire la sicurezza, ed era quindi una sorta di piccolo comune nel comune, ragion per cui appunto la contrada era molto importante. Con il tempo fra le contrade si sviluppò anche una rivalità piuttosto accesa, quindi questa rivalità trovava poi anche uno sfogo che poteva manifestarsi anche in forma di gioco. Ne è un esempio il Palio delle Contrade. Ancora oggi ci sono città italiane che tengono il Palio come ricordo, come manifestazione storica a ricordo di questo periodo. Famosissimo il Palio di Siena e più piccolo, ma comunque molto sentito anche dai suoi abitanti, quello di Legnano. Le associazioni di mestiere sono un'altra realtà molto importante a livello di comune cittadino, quindi la vita delle contrade era animata dalla presenza delle botteghe, quindi di negozi che si aprivano direttamente sulla strada e nelle quali i giovani si formavano attraverso un percorso particolare, spesso ancora in età infantile. Coloro che volevano diventare artigiani dovevano compiere un periodo di apprendistato al servizio di un artigiano già esperto. Questo periodo veniva chiamato tirocinio ed era quella fase in cui si apprendevano proprio tutti i segreti, i trucchi del mestiere, tutte le fasi della lavorazione del prodotto. Solamente al termine del tirocinio il giovane poteva poi essere considerato adulto da un punto di vista lavorativo e aprire una propria bottega. Gli artigiani che producevano lo stesso tipo di prodotto, gli stessi oggetti, si riunivano in associazioni di mestiere, che venivano chiamate arti, quindi un po' l'equivalente delle associazioni di categoria che abbiamo oggi. Erano chiamate arti o corporazioni e avevano proprio il compito di proteggere il lavoro dei loro associati.
Quindi le arti stabilivano tutta una serie di regole molto importanti, dalla retribuzione dei lavoratori al numero di ore di tirocinio, il prezzo a cui vendere la merce, quindi non c'era un libero mercato, ma bisognava rapportarsi con le condizioni che venivano stabilite da queste corporazioni e anche il metodo di fabbricazione. Quindi servivano sia a tutelare i lavoratori che riuscivano a entrare a farne parte, sia a garantire un certo standard qualitativo dei prodotti. Oltre alle arti, le corporazioni degli artigiani, c'erano anche quelle che riguardavano le professioni, quindi notai, banchieri, medici e così via. Quindi, nella sostanza, possiamo dire che l'intera economia cittadina, comunale, era controllata dalle arti. Non avevano tutte la stessa importanza, quindi c'era una differente considerazione nella mentalità comune nei confronti delle diverse tipologie di arti. In particolare si distingueva fra le arti maggiori e quelle minori. Le arti maggiori, che erano quelle ovviamente più ricche, che riguardavano le professioni più elevate, includevano le professioni come quelle di notai, banchieri, produttori anche di panni di lana e di seta. Le arti minori invece erano quelle che prendevano in considerazione i mestieri più poveri, quindi fornai, calzolari, fabbri e così via. E abbiamo anche molti episodi in cui le arti riescono a sfruttare il proprio potere di contrattazione economica per accedere anche ai ruoli politici nell'amministrazione delle città. Quindi abbiamo spesso un'intersezione di questi due aspetti. Quindi chi è molto in vista nel contesto delle arti è facile che divenga un personaggio politico di un certo rilievo. C'è poi un altro aspetto da ricordare ed è questo: ci sono città che si specializzano proprio in alcuni prodotti, quindi avremo ad esempio a Milano e a Brescia un'importante produzione di armi, a Firenze la produzione dei panni di lana e anche per quanto riguarda il contesto europeo alcune aree emergono per determinati settori, basti pensare a quella fiamminga, cioè all'attuale Belgio sostanzialmente, Belgio Paesi Bassi, per la produzione di tessuti o l'Inghilterra sempre per lo stesso settore tessile. Ecco, per quanto concerne le nuove professioni che emergono e che si affermano sempre con maggiore importanza in epoca comunale, abbiamo sicuramente quelle che riguardano la circolazione del denaro. Quindi va da sé che i prodotti realizzati nell'attività artigianale debbano essere commerciati da dei mercanti e che quindi questo comporti anche la transazione di ingenti somme di denaro. Spostarsi soprattutto su lunghe distanze con la merce era all'epoca molto molto pericoloso perché via terra era facile incappare in briganti e via mare in pirati, senza considerare quello che poi poteva essere l'imprevisto dovuto anche alle famose cause di forza maggiore, catastrofi naturali, tempeste, eccetera. Quindi un carico poteva sia affondare sia essere preda di pirati. A questo si aggiungeva il fatto che se alle merci si doveva aggiungere il denaro contante da portare con sé, il pericolo aumentava. Per questo motivo, in quest'epoca nascono e si diffondono con una certa rapidità le cosiddette lettere di cambio o cambiali. Quindi, in sostanza, chi ha una forte somma di denaro può depositarla nella propria città di appartenenza o nella città da cui parte prima di un viaggio d'affari, in una banca, ricevendo una ricevuta. Nella città a metà del viaggio si può poi recuperare la somma versata, in quanto le lettere di cambio sono proprio dei documenti sui quali si certifica che quell'importo è stato depositato e certificato alla presenza di un banchiere. Quindi in sostanza nei lunghi viaggi il mercante porta con sé anziché il denaro le lettere di cambio e all'arrivo nella città nuova recupera la somma di denaro nella città a metà del viaggio. Quindi nasce proprio la professione del banchiere perché chiaramente una banca ha delle sedi in più città e quindi
per il tramite, insomma, della stessa famiglia di banchieri, si possono recuperare le somme a distanza. In seguito poi questo tipo di scambio può avvenire anche fra banche differenti, né più né meno come avviene oggi, ovviamente con strumenti molto più evoluti che attualmente si appoggiano anche alle tecnologie, a tutto quello che riguarda anche l'informatica. Ecco, per far fronte alle crescenti necessità economiche, quindi si afferma questa figura del banchiere che svolge due compiti fondamentali. Uno è quello appunto di consentire, anzi diversi compiti fondamentali. Il primo ne abbiamo già parlato, di consentire il deposito di merce modificando sostanzialmente le monete in un unico pezzo di carta con scritto un importo molto più grosso. Poi dà la possibilità di cambiare il denaro nella moneta usata nella città, perché anche qua non bisogna dimenticare che ogni staterello, ogni ducato, ogni realtà locale aveva una propria moneta. E poi il prestito di denaro è il terzo aspetto. È anche quello un pochino più spinoso perché sul prestito di denaro si concentrano le critiche da parte non solo della Chiesa, come si ricorda sempre, ma anche ad esempio di una parte di intellettuali. Ci sono degli scritti anche ad esempio di Francesco Petrarca in merito. Quindi c'è una sorta di diffidenza nei confronti del prestito di denaro ad interesse. Perché nelle sacre scritture e quindi anche poi in quella che era la mentalità dell'epoca, che era molto strettamente legata alla tradizione religiosa, si condanna il prestito con l'interesse, soprattutto il prestito ad usura. Quindi ovviamente a maggior ragione se l'interesse è molto elevato, ma anche nel caso di un interesse minimo viene fondamentalmente guardato con sospetto. Oggi distinguiamo nettamente le due cose, quindi l'usura è naturalmente un reato, quindi un prestito spesso magari anche rilasciato in modo illegale, quindi non attraverso quelli che sono i canali delle banche, ma un prestito tra privati con un tasso di usura è una cosa assolutamente illegale. Viceversa, l'attività bancaria con l'applicazione di un tasso di interesse attivo o passivo, a seconda dei casi, è quanto di più normale possa esistere nella società di oggi. All'epoca si trattava di un qualche cosa di nuovo e quindi guardato con diffidenza. Petrarca, ad esempio, appunto scriveva: "Lascia che i ricchi contino i loro denari, servendosi per questo dell'aiuto dell'aritmetica. Nulla è più pesante o più tenace dell'oro. Quando infatti si indulge alla cupidigia, non c'è nulla che più dell'oro faccia incurvare chi lo porta, lo abbatta, lo costringa a terra. O ancora, se l'oro è nato dalla terra, la terra è di nuovo trascinato dal suo peso." Quindi chiaramente possiamo evincere da queste parole la diffidenza che si aveva nei confronti di questa professione, che viceversa poi nel tempo acquisirà sempre più importanza. Ecco, passiamo adesso ad un altro aspetto strettamente collegato alla nascita di queste nuove professioni ed è la nascita delle università. Quindi per svolgere le attività commerciali e finanziarie cominciano a diventare necessarie nuove competenze, quindi saper tenere una contabilità di una certa complessità, calcolare, registrare le entrate di denaro, le spese sostenute per l'attività economica e quindi assistiamo proprio ad una trasformazione delle scuole. Fino all'anno 1000 possiamo dire che le scuole erano state gestite interamente dal clero e sostanzialmente la loro funzione era quella di istruire prevalentemente sacerdoti e monaci. Poi sappiamo bene che in realtà lì venivano istruiti anche i governanti, quindi non solo gli esponenti del clero, ma anche quelli del potere laico. Però fondamentalmente si trattava di un sapere strettamente vincolato non solo alla tradizione, ma proprio alla tradizione della Chiesa. Da adesso in poi, quindi dopo il 1000, ma con un'impennata appunto nella piena età comunale, iniziamo ad avere i figli delle famiglie borghesi che hanno necessità di leggere, scrivere e far di conto. Quindi non è tanto lo studio delle umane lettere che interessa a queste nuove figure, quello lo avremo poi con l'umanesimo rinascimento, un ritorno allo studio dei classici e del latino. In quest'epoca abbiamo proprio la necessità di formare una nuova classe sociale, proprio formare da un punto di vista culturale delle nuove figure, quindi dei
dei professionisti fino a questo momento sostanzialmente inediti o quasi, quindi notai, medici, giudici, banchieri, e nascono le prime università nel XII secolo proprio con questo obiettivo. All'inizio si tratta di associazioni di studenti e di professori del tutto indipendenti dalla Chiesa. Le prime, le più importanti in Europa, sono quella di Salerno, celebre per gli studi di medicina, e probabilmente si tratta della più antica università europea. Poi abbiamo quella di Bologna, dove si studia soprattutto diritto, Parigi, famosa per la teologia e la filosofia, e poi Oxford e Cambridge in Inghilterra. Ecco, i costi dello studio in quest'epoca sono elevatissimi, quindi solo proprio le famiglie più ricche possono mandare i propri figli all'università, perché studiare è costosissimo. Gli studenti devono pagare lo stipendio dei professori, l'affitto dell'aula e anche quello del banco. I primi banchi hanno un costo maggiore rispetto a quelli più indietro. Quindi bisogna pagare delle tasse di iscrizione, di frequenza per sostenere gli esami, un po' come avviene oggi nelle scuole private, ma con un'ulteriore aggravante, ed è quella che in quest'epoca i libri hanno veramente un costo esorbitante. Oggi siamo abituati a quella cosa favolosa che sono i libri a stampa, che con pochi euro, poche decine di euro, sono veramente alla portata di tutti. Oggigiorno poi con gli ebook molto spesso la cultura si diffonde anche gratuitamente. All'epoca invece i libri venivano interamente scritti e ricopiati a mano, perché la stampa verrà inventata a metà del 400. Quindi potersi permettere dei libri era qualcosa di veramente straordinario. Lo stesso Francesco Petrarca, di cui parlavamo prima, pare che abbia posseduto solo 13 libri in vita sua, eppure è stato uno dei più grandi letterati non solo del 300 ma di tutti i tempi. Quindi questo ci dà la misura della differenza rispetto ai giorni nostri. Ecco, dall'altro lato abbiamo anche un altro aspetto, quindi questi studenti erano molto ricchi, quindi le loro buone risorse finanziarie, unite chiaramente alla giovane età che si sa porta già di suo un po', diciamo, la tendenza magari al piacere per il divertimento, la trasgressione e la totale mancanza di qualsiasi controllo, perché questi studenti si recavano, giravano un po' tutta Europa per studiare, fa sì che ci fosse la tendenza a lasciarsi andare a divertimenti più o meno leciti e che spesso scoppiassero anche delle risse fra studenti. Apriamo una piccola parentesi. Allora, in epoca, diciamo all'inizio, di questo periodo in cui si comincia a girare l'Europa per studiare, si usa l'espressione soprattutto clerici vagantes, il plurale di clericus vagans, ossia un'espressione appunto del latino medievale che tradotta alla lettera significa chierici vaganti, e con questa espressione ci si riferisce a questi studenti girovaghi che girano proprio l'Europa per seguire le lezioni che ritengono migliori, quindi in questa sorta di peregrinazio accademica seguono le lezioni dei migliori maestri. Si dice chierici perché molto spesso erano proprio chierici, quindi prendevano gli ordini minori, questo anche per avere dei privilegi. Abbiamo detto prima che il clero era una categoria privilegiata. Ecco, chiaramente il fatto di andare a abbinare l'adesione agli ordini, quindi il fatto di diventare comunque affiliati alla Chiesa in modo particolarmente stretto, e però dall'altro lato assumere un comportamento svagato quando non illecito, chiaramente comporta una reazione da parte della Chiesa. Quindi abbiamo dei richiami non solo dal punto di vista delle autorità laiche, ma anche della Chiesa. Quindi si fa in modo che il curriculum di questi studenti si vada ad istituzionalizzare, a stabilizzare il più possibile, in modo che anziché girovagare per l'Europa e con questa scusa appunto portare disordine nelle città, goliardia, ecco questo termine riferito appunto all'atteggiamento di questi studenti, richiama appunto il gusto per la trasgressione, la ricerca dell'ironia, il piacere della compagnia, dell'avventura. Abbiamo anche dei repertori musicali cosiddetti Carmina Burana, quelli proprio autentici del Medioevo, erano i canti di questi studenti girovaghi. Poi Karl Orff, che è stato un grande compositore del Novecento, li ha ripresi, ristrumentati in modo moderno, quindi rivisitati, ma le fonti medievali proprio ci hanno lasciato degli esempi anche dei divertimenti di questi giovani.
Ecco, dicevo, quindi sia l'autorità laica che la Chiesa si spendono perché ci sia una stabilizzazione, un'istituzionalizzazione dei curriculum e perché gli studenti si fermino più possibile nella stessa università. Ecco, questo non fece cessare del tutto le risse, i tafferugli, tanto che addirittura ancora a Oxford nel 1209 e a Bologna nel 1321 avremo la chiusura dell'università, nel caso di Oxford addirittura per 5 anni, proprio a causa dei grossi disordini che c'erano. Quindi, da questo punto di vista, quando si pensa ai giovani di oggi che fanno tanta confusione, viene un po' da dire nulla di nuovo sotto il sole. Insomma, le generazioni irrequiete ci sono state anche nel passato. Bene, con questa chiusura così un po' più vivace magari del solito, termino questa prima parte. Avevo anticipato appunto all'inizio che sarebbe stata una lezione un po' più lunga e quindi ritengo che sia utile parlare degli altri aspetti in un altro audio. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima!